In questa poesia, dal titolo Nebbia, Pascoli si rivolge direttamente alla nebbia che tutto nasconde e cancella, e alla quale il poeta chiede di nascondere tutto il suo mondo interiore, con i suoi ricordi, con i suoi dolori, con le sue passioni, e di lasciargli vedere solo la realtà piccola, circoscritta della sua vita quotidiana, appunto il suo nido, dove può sperare di trovare un po' di pace e di conforto in attesa della morte. Come potete vedere, la poesia è divisa in 5 strofe di 6 versi ciascuna. Il primo, il secondo, il terzo ed il quinto sono novenari. Il quarto è un ternario e il sesto è un senario. Poi noterete che il primo verso si ripete identico in ogni strofa e rima sempre con l'ultimo verso della strofa. Gli altri versi invece sono a rima alternata. Quindi avremo uno schema A, B, C, B, C, A. Vediamo cosa dice Pascoli. O nebbia, nascondi le cose lontane, tu nebbia impalpabile e incolore, pallida. Che cosa sono queste cose lontane? Il poeta allude sia a una dimensione temporale, quindi il tempo passato è doloroso, sia lo spazio. Tu nebbia che vieni da lampi e da tuoni. Notate definiti questi tuoni crolli di frane aeree, crolli di frane del cielo, quindi allude ad un temporale notturno. Strofa successiva, quindi, chiede alla nebbia di nascondere quello che è morto. Ecco, che cos'è quello che è morto? È il passato, quello che è finito per sempre. E fa che io veda solo la siepe dell'orto, il cui muro è pieno di crepe dove crescono le valeriane. La valeriana è una pianta medicinale da cui si ricava una pozione sedativa, quindi è simbolico il ricorso alla valeriana, vuol dire il bisogno di calma, di pace. Poi vedremo che tutti gli elementi del reale acquistano valenza simbolica in Pascoli e anche in questa poesia. Poi dice: nascondi le cose lontane perché le cose sono ebbre di pianto, sia i ricordi legati al passato e nello stesso tempo anche le cose lontane nello spazio, tutte intrise di dolore, e il poeta è stanco di soffrire a ricordarle e vuole proprio dimenticarle per sempre. Io voglio vedere solo i due peschi e i due meli che sono nel giardino, dai quali ricavo le marmellate per il mio pane amaro. Anche qua marmellata, pane amaro devono essere intesi in maniera simbolica. I mieli appunto rappresentano le poche dolcezze che il poeta ha avuto nella vita, e il pane nero la sua tormentata esistenza. Nascondi le cose lontane che vogliono che ami e che vada. Il poeta dice che le cose lontane costringono non solo a pensare al passato, ma anche a provare di nuovo sentimenti e affetti che lo fanno soffrire, e il poeta non vuole intraprendere di nuovo questi legami. Il poeta contrappone all'ignoto, al futuro, le uniche certezze che lui possiede in questo momento, cioè vivere di quotidianità e del presente. Il poeta vuole vedere solo la strada che lo conduce al cimitero tra uno stanco don don di campane. E qui notate il don don onomatopeico tipico della poesia di Pascoli, frequentissimo. Quindi ripete nell'ultima strofa alla nebbia di nascondere le cose lontane. Involale al volo del cuore, sottraele agli slanci del cuore. Il cuore vorrebbe ricordare le cose del passato, ma il poeta non vuole più soffrire. Quindi la nebbia deve nascondere quei ricordi, deve sottrarli agli slanci del suo sentimento. Lui vuole solo vedere il cipresso, che indica appunto metaforicamente il cimitero e la morte, mentre l'orto ed il cane addormentato alludono al presente modesto, fatto di cose tranquille e domestiche di cui il poeta si appaga. Quindi, ricapitolando, cosa c'è in questa poesia?
un apparente realismo descrittivo, non solo, ma c'è anche un vero e proprio programma di vita. Il poeta, cioè, esprime la sua volontà di non soffrire più. La sua vita è stata piena di dolori, di dispiacere, appunto lui dice le cose sono ebbre di pianto. E adesso, nell'età matura, egli ha raggiunto una sorta di equilibrio interiore, di pace, e vorrebbe mantenere questa pace e non correre più il rischio di andare incontro a nuove delusioni. Non vuole abbandonare il suo nido, il suo mondo di affetti, di abitudini, per seguire altri modi di vita. Dicevo che tutti gli oggetti si caricano di valore simbolico. Analizziamoli più nel dettaglio. Allora, quali sono questi elementi concreti di cui si parla nella poesia? La nebbia, i lampi e i tuoni, l'orto e il muro, la valeriana, i peschi e i meli, i mieli, il pane nero, il bianco di strada, il cane. Cosa simboleggiano questi elementi concreti? La nebbia, la volontà di separazione del poeta con il mondo. I lampi e i tuoni, lo sgomento notturno, i soprassalti. L'orto, il bisogno di protezione, il bisogno di nido. Mentre la valeriana ha bisogno di quiete. E gli alberi nel giardino, i peschi e i meli, le cose, le piccole cose, le cose domestiche. I mieli, conforto, e il pane nero invece è la dura realtà, l'esistenza del poeta che è stata molto intrisa di dolore. Il bianco di strada, naturalmente, la morte, e il cane, il presente, la vita tranquilla.